con il 3 Chapeau Christopher Martens, con il 4 Megrez Pietro Gubellini, con il 5 Radio Freccia Federico Esposito, con il 6 Rombo di Cannone VP dell'Annunziata, con il 7 Skyland Deni, non corre l'8 di Re Italiano, solitario in seconda con il 9 Pascialest Andrea Guzzinati. Allineamento a 200 metri che va a completarsi. Cala il silenzio in tribuna. Prende velocità la macchina, un po' arretrata come da copione Radio Freccia, imitata da Rombo e Skyland Deni. Chiusura. Megrez alle prese con Vincent, poi Nesta F Chapeau. Insiste Megrez, chiede strada il diavolo Gubellini. E dopo 200 Megrez al comando. 12.7 per il targato SM, rimane Nasino al vento, Chapeau. E al completamente la piegata Megrez, Vincent, Chapeau, Nesta F. 28.2, 400, ne viene fuori una corsa tattica, Skyland Day nella scia di Chapeau. E Chapeau va alle costole di Megrez. Cavalli dopo 600 metri di gara, in 42.5 si viaggia da 1.11. Quattro cavalli in doppia fila, penultima curva, Megrez, Chapeau, Vincent, Skyland Deni, chiuso Nesta F e Radio Freccia. Mezzo miglio in 58, tondo, ma molto tondo. È di fronte sempre Megrez e Chapeau a guidare The Operation. Si timbra il chilometro in 1.12.5, 14.5 di frazione. Nessuno fa la prima mossa. Cavalli all'attacco della curva finale. Megrez, Chapeau, chiuso di dentro Vincent. 13.7 fanno 1.26, 2 3 quarti di miglio. Viene via Radio Freccia Fiestana Skyland Deni. Controlla Megrez, controlla ancora Megrez. Insiste Chapeau. Allunga Megrez, allargo Chapeau, Vincent trova il tacco, allargo di tutti, viene via Rombo di Cannone, la lotta è incertissima, i cavalli sono in zona traguardo, Vincent, Roberto Andreghetti, con Vincent, prende la meglio in zona traguardo. È il quarto anno consecutivo che Roberto Andreghetti porta a casa in lotteria, signori. Lo stacco di Megrez, giù il cappello di Chapeau e Vincent, questa femmina da Spotlight Lobel con Suluà in cabina di regia, prende nettamente la meglio. 1.54.8, 1.11.8. Il tempo al chilometro, ecco le immagini, vedete, varco giusto al momento giusto e Vincent piega un generoso, commovente Megrez per il terzo, il numero 5 di Radio Freccia Fi. 2, 4, 5, quarto lotteria a seguire, record di tutte le lotterie per Roberto Andreghetti. E per il momento è tutto, Luigi, a te la parola. Non c'è molto da dire, molto da aggiungere, si è ripetuto un po' lo schema della batteria con Megrez in testa, Vincent alla schiena e poi nel finale, appena trovato luce, Vincent ha prodotto quello scatto secco che ha fatto sì che avesse la meglio, davvero, davvero esaltante, ma comunque meritano davvero grande entusiasmo, grande riconoscimento anche le prestazioni come quella di Megrez SM, ci ha provato veramente fino all'ultimo metro a ottenere il traguardo storico, chiude con un secondo posto che se non è una vittoria, beh, ci manca veramente un pizzico, e tre vittorie e un secondo posto in lotteria a seguire, e senza contare la primissima prestazione di 5 anni fa, fanno di questo cavallo veramente un cavallo che entra nella storia della lotteria. È chiaro, l'onore della cronaca va solamente alla vincitrice Vincent, questa cavalla, lo avevamo detto, Fabrice Lois
Ha deciso di venire a correre in lotteria ed è uno che non si muove mai a caso e così è stato. Roberto Andreghetti ancora una volta ha dovuto essere lui il giustiziere del cavallo che gli ha dato probabilmente le più grandi soddisfazioni, sì, ma questa è la legge dello sport. È vero, è vero. Che cosa strana. Beh, lui prima non ha esultato, ricordiamoci, come un buon calciatore che passa alla squadra avversaria, no? Non ha esultato.